Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Roma, il Villino Sartorio, comunemente conosciuto come il Palazzo Decorato, è una sorprendente palazzina d'epoca che si trova sulla via Tiburtina a Roma. Questo edificio, un misto di stili architettonici che vanno dal rinascimentale al barocco e dal palladiano, è stato la residenza del famoso scultore Giuseppe Maria Sartorio. Nato a Boccioleto in Valsesia nel 1854, Sartorio era noto per le sue opere d'arte, in particolare le statue cimiteriali. Dopo aver lavorato a Torino e in Sardegna, si trasferì a Roma dove frequentò l'Accademia Nazionale di San Luca. Grazie alla sua condizione agiata, ereditata da una famiglia aristocratica, acquistò un terreno sulla via Tiburtina e fece costruire il villino che ora porta il suo nome. Il Villino Sartorio non era solo la residenza del famoso scultore, ma anche il luogo dove eseguiva le sue opere e insegnava a giovani scultori. Ciò che rende questa costruzione così particolare è una finestra a bifora, in terracotta rossa, dove spuntano tre personaggi dal look stravagante. Si tratta di un anziano uomo con una folta barba riccia, un berretto settecentesco e un binocolo in mano. Accanto a lui una signora elegante e una ragazza in costume ciociaro. Tutti e tre hanno un'espressione sorridente mentre guardano la strada sottostante. Secondo una leggenda, queste statue rappresentano il proprietario stesso, la moglie e una servetta che, durante il passaggio di un funerale verso il cimitero del Verano, invece di mostrare rispetto ridono provocatoriamente, provocando così la punizione divina che li trasforma in pietra. Un'altra versione narra che i tre siano morti colpiti da un fulmine, un'altra ancora parla che i tre siano caduti per essersi scorsi troppo dalla finestra, c'è poi chi dice di aver visto presunti fantasmi nella zona. Tuttavia, questa è solo una fantastica creazione artistica di Sartorio, che aggiunge un tocco di mistero e curiosità a questa residenza d'epoca. Il destino del famoso scultore fu altrettanto misterioso, poiché nel 1922, durante una traversata via mare tra la Sardegna e il Lazio, scomparve nel Mediterraneo senza lasciare traccia. Non si sa se sia stato vittima di un incidente o se sia stato ucciso, rimanendo così uno dei tanti misteri irrisolti nella storia dell'arte.